Non mi piace parlare molto di me in posti come questi, almeno pubblicamente. Però questa volta lo farò, dirò qualcosa anche di personale, perché mi sembra possa servire come argomentazione ed era un po' commentare quello che è venuto fuori dal mio punto di vista, quello che è venuto fuori nella trasmissione che ho avuto occasione di vedere in parte ieri sera, insomma, è dedicata alla carne, al modo di allevare gli animali in funzione dell'allevamento, cioè in funzione di mangiare questa carne, quindi perdere di vista il loro essere animale, animale che può anche essere utilizzato, mangiato, perché la sorte, diciamo, degli animali può essere anche quella di essere mangiati, secondo me, ma lì c'è qualcosa che cambia. E questo qualcosa è il fatto che sono allevati solo in funzione della loro vita e solo quella di prepararli a essere mangiati. E quindi devono ingrassare nel modo migliore possibile, il più presto possibile, cioè non nel modo migliore, più presto possibile, insomma, con meno quattrini possibile. Quindi devono mangiare le cose che li fa ingrassare, devono stare fermi per ingrassare di più, devono vivere quello stretto necessario a raggiungere il peso è necessario e devono quindi essere trattati in condizioni non subumane, nemmeno subanimali, insomma, in condizioni incredibili. Allora, questo non è più qualcosa che ha a che fare con il mangiare o il non mangiare carne, insomma, con il fatto che l'animale, cioè, qualsiasi giustificazione si possa trovare anche in un uso indiscriminato o nel mangiare indiscriminatamente carne, perché si può mangiare moderatamente, si può mangiare carne in eccesso, la si può sprecare, buttare via. Questo ha a che fare con una concezione, insomma, con un modo di percepire l'uomo in un certo modo e l'animale in un altro. L'animale diventa soltanto merce, diventa soltanto un qualcosa che ha un suo valore, un suo uso, insomma, non gli si riconosce più nemmeno una dignità, non si riconosce più nemmeno un minimo di dignità. A quelle vite che ci sono intorno e che se esistono è perché la loro esistenza aveva comunque un senso, insomma, e la loro vita, il tempo che durava, doveva essere, se non altro, la migliore possibile, insomma. Questo modo vuol dire proprio annullare il modo di essere, di esistere, ma non è una cosa nuova, è una cosa che si sa, è una cosa che si sa da molti anni, perché poi mi è capitato di vederlo anche come vengono allevati i vitelli, per esempio, per avere la carne bianca, insomma, dove non viene data loro neanche la possibilità di sdraiarsi, non possono, perché non devono assolutamente muoversi, cioè avere quella fettina di carne bianca vuol dire costringere i mesi in cui il vitello rimane in vita per raggiungere il peso necessario, insomma, vuol dire farlo stare in una situazione di assoluta immobilità, fermo senza neanche potersi sdraiare o quasi, insomma. Non è accettabile, ma non è accettabile anche perché quello che accettiamo negli animali, poi lo accettiamo anche negli uomini. Insomma, la stessa visione che abbiamo nei confronti dell'animale come un qualcosa di diverso da noi e rispetto al quale noi ci sentiamo superiore e quindi possiamo farne quello che vogliamo per il nostro uso e consumo, poi lo applichiamo anche a quelle fasce di umanità che vogliamo fare in modo o che vogliamo pensare, o che ci piace pensare che non siano come noi, e quindi che siano inferiori a noi, ovviamente. E quindi poi ci giustifichiamo anche nei comportamenti che abbiamo nei confronti di queste fasce di umanità, che vogliamo diverse, che vogliamo rendere diverse, e che ci va bene pensare non come qualcosa di simile, uguale a noi, ma come qualcosa di diverso, che possa giustificare il nostro metterci su un piedistallo, salvaguardare i nostri privilegi e comprimere i loro e trattarli come se non avessero diritti, come se non avessero il diritto a una vita decente, a una vita che possa perlomeno ambire a diventare simile alla nostra. No, loro sono diversi, insomma, e anche se soffrono non ci riguarda perché la nostra sofferenza di essere superiori è diversa dalla loro sofferenza, insomma, non elaborano il dolore, la sofferenza come la elaboriamo noi occidentali in questo caso. Ecco. Quindi
non è così lontano, no? L'immagine ideale, l'idea che ci facciamo degli animali rispetto a noi, di quell'idea che poi trasportiamo anche in altre fasce di umanità. Sono sempre esseri viventi. Se applichiamo il fatto che in un'altra categoria di esseri possiamo fare quello che vogliamo, soprattutto possiamo farne una merce, e quindi applicare le leggi che regolano la produzione, il profitto per quanto riguarda le merci, poi lo facciamo anche con altre categorie di uomini. Ritengo anche che un approccio ideologico a questa questione sia inutile e controproducente a volte, cioè che anche l'atteggiamento di quelli che vanno lì a sventolare, no? Davanti al McDonald's, il cartello no alla carne, eccetera, eccetera, in maniera diciamo un po' ideologica, alla fine non funzioni, anzi, aumenti in termini di conflitto la cosa, ma non funzioni in una società capitalistica, cioè non si scalfisca il senso di cioè le giustificazioni di chi mangia carne ci saranno sempre, tenderanno a rafforzarsi in qualche modo, no? Non di chi la mangia per necessità, cioè voglio dire, si va all'idea opposta, no? Non è pensabile, mia zia aveva delle galline e queste galline le teneva per anni e anni. Praticamente no, non le avrebbe mai ammazzate, insomma, lei teneva questo pollaio di galline all'infinito, finché morivano per conto loro. Anche questo non ha senso, no? Queste gallinelle poi le lasciava libera, aveva tanti. Ogni tanto mangiava le uova, e le uova sì, le raccoglievano, poi gallinelle piccole, però queste gallinelle, insomma, erano un qualcosa a cui lei si attaccava e guai, insomma, guai anche se un gatto rincorreva una gallina. Poi si arriva all'esagerazione opposta, insomma, no? Penso che anche, voglio dire, non sia un delitto arrivare a mangiare un pollo di allevamento, se questo pollo è stato allevato bene, se gli è stata riconosciuta in vita almeno una dignità, insomma, no. L'assurdità è quella poi, o pensiamo agli animali che vivono anche nel loro ambiente, allora liberi, e allora ci deve essere anche un ambiente che rende possibile la loro vita, la loro riproduzione, il fatto di crescere all'infinito e così via. Ma ormai questo diventa scarsamente possibile, scarsamente concepibile, insomma, no. L'approccio ideologico non funziona perché verrà comunque un momento in cui un animale, per quanto allevato bene, potrà essere o dovrà essere in qualche modo soppresso e utilizzato. Ecco, però cambia tutto rispetto nel momento in cui ci si pone rispetto a questi animali nella situazione di dire facciamogli vivere la vita migliore possibile e al momento giusto, eccetera, nel modo migliore possibile, potranno essere anche mangiati, rispetto a quella di dire alleviamoli in condizioni obbrobriose, facendogli mangiare le loro feci, dandogli i mangimi più schifosi che ci siano, comprimendoli in uno spazio impossibile, facendoli ingrassare il più possibile nel minor tempo possibile, con tutte le malattie possibili dal punto di vista metabolico. Questa non è neanche vita, insomma, no. Cioè, è possibile vivere anche un frangente, una quantità di vita, ma in maniera dignitosa, e poi utilizzare anche questa vita nell'ambito di un'economia, chiamiamola anche di una necessità degli esseri umani di alimentarsi anche di carne, ma ha una logica diversa, insomma. Il mangiare carne assume significati diversi, significati simbolici anche diversi. Ma non sviluppiamo questo argomento. Volevo soltanto dire che quell'ideologia che applichiamo sugli animali come merce, poi la trasportiamo facilmente pari pari anche nei nostri simili. E allora cominciano anche i guai, perché poi la cosa rischia anche di ritorcersi contro di noi, insomma, no? Viene sempre un momento in cui i nodi arrivano al pettine, insomma, in cui i barbari occupano Roma. Allora volevo un attimo raccontare un po' la mia storia dal punto di vista alimentare, ma non è una storia lunga, è una storia molto recente, molto breve, perché per dire che non funzionano le maniere aggressive nel cercare di minacciare la gente che mangia carne, nell'insultarla, nel denigrarla, insomma, no, perché poi troverà le giustificazioni, insomma, ci sarà uno scontro, non succederà niente. Ma anche in una società come questa, il senso di colpa trova sempre molti rimedi, molte giustificazioni. È difficile che il senso di colpa
si trasformi poi in un comportamento attivo, insomma, in un comportamento di reazione, di rinuncia, che faccia cambiare i comportamenti veri. Secondo me funziona di più sapere che mangiare una cosa ti può fare male, per esempio, ma anche questo non funziona del tutto. In una società come questa potrebbe funzionare ancora di più sapere che mangiare carne, per esempio, ti fa diventare più brutto, ti fa la pelle diversa, ti fa invecchiare prima, ti rende esteticamente meno gradevole. Guarda caso, argomenti come questi potrebbero essere più convincenti nel momento in cui toccano la tua immagine fisica, insomma, no? Toccano la considerazione che hai di te come portatore di un'immagine. Sono più convincenti che non il fatto che sei un predatore del pianeta, diciamo così. Questo passa, sorvola, trova tutte le giustificazioni. Se invece ti mette in crisi dal punto di vista delle tue qualità estetiche, della tua presenza fisica, forse ti porta a cambiare di più i comportamenti, penso io. Mi è capitato di andare dal medico pochi giorni fa, che quasi non conoscevo, perché l'ho cambiato 3 anni fa, ma non ci sono mai andato. E quindi non mi conosceva neanche lui, insomma, no? Lei, perché è una dottoressa, per chiedere un certificato, no? E allora non si ricordava di avermi fatto l'anamnesi 3 anni fa, quando ci siamo visti la prima volta, che mi ero iscritto con lei. E mi fa un po' di anamnesi, allora mi chiede, ma quanto bevi? Non bevo. Non bevo alcolici, non bevo vino, non bevo liquori. Quanto fumi? Non fumo. Ho fumato qualche sigaretta quando ero giovane, quando avevo 20 anni, 25, 30, non mi ricordo. Ma no. Caffè ne bevi? No, non bevo neanche caffè. Non bevo caffè da non molto tempo, ma una volta, fino a, non so, 15 anni fa, ne bevevo anche molti caffè, riuscivo a bere anche 7-8 caffè al giorno, no? Lavorando spesso era necessario tenersi svegli, insomma, rimanere su con i nervi, insomma, bevevo caffè, visto che non. Ho detto, non bevo neanche tipo succhi di frutta, bevande dolci, insomma, zuccherate, insomma, no? Bevo acqua. Allora, questa si meraviglia, insomma, dice, ma com'è possibile vivere senza bere caffè, senza bere vino, senza bere liquori, senza fumare? Ho detto, guarda, da un po' di tempo non mangio neanche carne, poi l'ho aggiunto così a mo' di battuta, insomma, e nemmeno scopo, quindi insomma, il massimo del meno. Ma dice, ma almeno per quello che riguarda scopare, potresti anche rimediare, insomma, no? Potresti trovare qualcuno, magari pagando, qualcuna, insomma, magari pagando, insomma, no, non mi piace. Perché ho smesso di mangiare anche carne, ma ne mangiavo poca, comunque, anche prima, insomma, no? Però da un po' di tempo non mangio neanche più carne. La cosa non è nata da una questione ideologica. Il fatto che 3 anni fa ho avuto un primo attacco mi si è gonfiato un piede, l'articolazione tra l'alluce e il metatarso, e mi ha fatto male per una decina di giorni, non riuscivo a camminare. Poi questa cosa si è ripetuta un paio di mesi fa, insomma, un paio di volte. Compariva improvvisamente la mattina, ti svegliavi col piede gonfio, dolorante, poi diventava sempre più gonfio, faceva male anche a toccarlo, non riuscivi a camminare. Insomma. Ha cercato di capire cosa potesse essere, insomma, no? E poi, dopo una decina di giorni, passava, insomma, poi magari è ritornato, ma adesso non c'è più. E allora mi chiedevo, insomma, cosa potesse essere. La prima spiegazione è stata quella, e anche l'unica che ho trovato per un fenomeno di questo tipo. Perché non c'era un'artrosi, non era un'artrite, insomma, non c'è deformazione, non c'è niente, insomma, soltanto si gonfiava e si vedeva che è infiammato, perché aveva tutti i segni dell'infiammazione. Sarà gotta, ho pensato. Allora, a questo punto
Dopo tanti anni, almeno una quindicina d'anni, ho provato a fare degli esami, insomma, a vedere com'era almeno l'uricemia e altre due cose non perfette. Però, insomma, come dire, non in tutti i casi di gotta l'uricemia cresce, si modifica, quindi insomma, questa cosa non escludeva al 100% l'eventualità che fosse gotta. Allora, ho detto, ma è possibile, insomma, che uno come me si ammali di gotta, nel senso che io non sono mai stato un carnivoro particolarmente. Insomma, già da piccolo mia mamma mi costringeva, perché ero molto magro, mi costringeva a mangiare carne, io non la mangiavo volentieri la carne, ma per una questione mia, non per una questione ideologica. Insomma, no. Il grasso poi mi dava fastidio, così via. Insomma, ogni tanto una fettina di carne, confesso, mi piaceva mangiarla, insomma, no, la mangiavo. Anche se ultimamente, insomma, no, quando prendevi una fettina di carne e poi la cucinavi, vedevi che dava fuori quintali d'acqua, insomma, no? E poi di questa fettina da 100 che tu la mettevi in padella, insomma, restava meno di 50 quando tu la andavi a mangiare, e questo ti faceva un po' schifo, insomma, no? Cioè, capivi che lì dentro c'erano stati ormoni, insomma, che quella carne era prevalentemente acqua, insomma, era una fregatura, insomma, e quindi se c'erano gli ormoni, quegli ormoni poi immaginavi che te se li saresti anche mangiati tu, insomma, in qualche modo sarebbero ormoni, gli antibiotici magari anche, se non so. Comunque, insomma, che non è più la carne di una volta, che non ha più neanche il sapore, eccetera, insomma. Quindi già mi era passata un po' la voglia di mangiare carne osservando questo, insomma, no? Divago, scusate. Gli esami erano a posto, però, insomma, siccome l'eventualità non è. Ho detto, ma insomma, mettiamo che fosse gotta, che era una malattia di cui si ammalavano molto i nostri antenati, no? Che mangiavano prevalentemente carne, ma allora era carne buona, insomma, perché non era carne, come dire, di allevamento come la produciamo noi, insomma, no? Loro mangiavano quella carne di quegli animali che cacciavano, insomma, no? E era molto più ecologico, insomma, no? Gli animali si cacciano tra di loro, gli uomini cacciano gli animali, gli uomini cacciano gli altri uomini facendo la guerra, ma insomma, si caccia, per il resto si vive in maniera naturale. Adesso non più, no? Gli animali non vivono più in maniera naturale, sono allevati in maniera assolutamente assurda, insomma, incredibile. Cacciavano e mangiavano questa carne, si alimentavano prevalentemente di carne e poi si ammalavano di quei malattie metaboliche che sono la conseguenza di un aumento dell'acido urico, insomma, no? Di quello prodotto dalla metabolizzazione delle proteine, che poi dà anche problemi renali, no? Di calcolosi renale e così via. Allora, su questa ipotesi ho detto, ah, insomma, siccome non è possibile, cerchiamo di vedere quali sono i cibi che contengono più acido urico, insomma, no? Che non riguarda solo la carne, anche le altre cose, nel senso che, come non trovo altre spiegazioni per quello che mi è successo, vediamo un po' di capire. E da questo punto di vista, tra l'altro, insomma, ho misurato anche la pressione e ho visto che la pressione era un po' alta. Prima di prendere dei farmaci per la pressione, insomma, no? Cosa posso fare? Forse c'è qualcosa che non funziona nell'alimentazione, insomma, no? Prima di tutto, anche perché, terza osservazione che ho fatto su di me, avevo cominciato a mettere su un po' di pancetta. Io sono sempre stato magrissimo, fin da piccolo, insomma, no, il mio peso medio era al di sotto, fino a una ventina d'anni fa, era al di sotto dei 60 kg per 1,80 m di altezza. Adesso, diciamo, quando osservavo queste cose, avevo superato gli 80, a me non era mai capitato in vita di superare gli 80 kg, arrivato a 81, forse qualcosa. Quindi a questo punto ho detto no, peso troppo e comunque insomma non è il caso di caricare la colonna vertebrale soprattutto, insomma no, che anche questo è qualche problemino, di caricarla di un peso inutile, assurdo, insomma c'è qualcosa che non va nell'alimentazione intanto, no? Allora, cosa fare? Insomma, la prima cosa che ho fatto è cercare di. Tanto eliminiamo la carne per questione anche
non tanto per una questione ideologica, ma per una questione di acido urico, no? Eppure non è aumentato nel sangue, insomma, l'uricemia era normale. E poi cerchiamo di vedere quali sono, di fare un attimo più attenzione agli alimenti, insomma, no? È possibile perdere un po' di peso senza soffrire? Senza che questo diventi una, come dire, un'ideologia, una cosa, un'ossessione, una cosa particolare, insomma, e senza dover rinunciare al piacere di mangiare, insomma, cioè senza dover soffrire troppo. Allora, intanto, da questo punto di vista, ho eliminato un po' il sale, che è stata un po' la cosa dolorosa, perché a me piaceva mangiare salato, insomma, no? Ma ho cercato di ridurre al minimo la quantità di sale e di ridurre al minimo la quantità di zucchero e lo stesso di non mettere più troppo olio come mettevo prima negli alimenti, insomma, di condire molto di meno le verdure. Ho eliminato la carne e l'altra cosa era quello di ridurre la quantità di elementi senza ossessivamente togliere troppi elementi, quindi se mangiavo prima molta pasta, poi ne mangio di meno, la mangio un po' meno condita, insomma. Latticini e uova, queste cose qua. Invece di mangiarne due, mangio un uovo, insomma, no, il formaggio ne mangio lo stesso, ne mangio un po' meno. Non mangio più la carne, cerco di usare di più i legumi. Ma in realtà la cosa che ho scoperto facendo questo, e quindi senza soffrire la fame, con piacere, la cosa che ho scoperto è che nel giro di 2 mesi, più o meno, che faccio questa cosa qua, di chili ne ho persi già più di 4. La pancia è quasi scomparsa, e di questo se ne sono accorti anche i miei amici, insomma, no? Voglio dire, ma poi si accorgono che anche stai meglio, no? Da questo punto di vista. Ma soprattutto te ne accorgi tu, che ti senti meglio, quella sensazione di pesantezza che avevi prima, di sonnolenza durante il giorno, di mal di testa con cui ti alzi alla mattina, insomma, no? Poi alla mia età si comincia già a essere più affaticati, più lenti, insomma, no? Ti accorgi che le cose cambiano, non sei più pimpante come quando eri giovane, insomma, no? Beh, come dire, hai una sensazione di maggior benessere, insomma, stai meglio. Tutto sommato è una cosa che ti costa molto poco, anzi, insomma, poi alla fine ti dà anche il piacere, insomma, no? E soprattutto ti accorgi che perdi, che cambiano anche i tuoi modi di percepire i sapori, il gusto della carne, non ne sento più voglia. Il caffè che ho usato molto per un lungo periodo della mia vita, insomma, ripeto, bevevo anche 7-8 caffè al giorno, perché poi non bevendo alcolici, insomma, non sapevo anche andare in bar, cosa chiedi? Chiedi un caffè, insomma, no? Ecco, adesso non bevo più caffè, ma no, non lo bevo non perché, come dire, abbia l'ossessione di dire no, un caffè che mai mi ammazza, un caffè lo potrei bere, ma non ne sento più la necessità, non ho più la bocca per bere il caffè. Bevo acqua, acqua di rubinetto, insomma, e la cosa non mi turba, non... come anche per le bevande gassate, insomma, per le bevande dolci, le aranciate, le limonate, eccetera, che forse un po' mi piaceva anche bere. Birra neanche, non ne bevo più, no? Ma non mi attira, non mi fa voglia, insomma. E così anche la carne, insomma, no. Non nego, tra l'altro, che se una volta uno dovesse propormi un piatto di carne, fossi ospite da qualche famiglia, che so io da qualche parte, e mi propongono un piatto di carne, la mangio probabilmente, insomma, no, non è che mi astengo per una questione ideologica, non sono né vegetariano né vegano dal punto di vista ideologico, ma come dire, semplicemente sento che si può vivere senza carne e non ne sento il bisogno, insomma. Nel mio modo che ho di alimentarmi adesso, prevalentemente di frutta, verdura e legumi e queste cose qua, cercando se possibile magari la frutta fresca piuttosto che o i legumi freschi piuttosto che quelli secchi, non sento il bisogno, non sento la necessità della carne. Non sono nemmeno vegano, insomma, non è che, insomma, che i prodotti dell'animale, derivati del latte, bevo latte alla mattina, insomma, no? Faccio colazione con latte, un po' di pan biscotto. Diciamo che è anche stata interessante questa cosa dell'uricemia, insomma, no? Perché mi ha portato
portato una volta ad andare a guardare, a controllare le etichette del supermercato, insomma, a vedere il contenuto, la composizione di molti alimenti, insomma, no? E adesso ho imparato che quando si va al supermercato, insomma, in realtà molte delle sezioni, già soprattutto le sezioni che sono più invitanti, insomma, no? Quelle dei biscotti, dei dolci, di altre cose, no? Ho imparato a evitarlo, insomma, non metterci neanche i piedi, insomma, no? Ma in realtà quello che ho scoperto è che fisicamente sto meglio, mi sento più leggero, non ho più avuto crisi di emicrania, cosa della quale soffro da quando avevo 20 anni, per esempio, in questi mesi, no? Non mi sveglio più con mal di testa, con sensazioni di coso al mattino, no? Magari duravano qualche ora così all'inizio. Cammino in maniera più spedita, mi sento più agile anche nel camminare, insomma, no? Esteticamente la cosa funziona, no? Non mi interessa molto l'estetica, non l'ho mai curato. Però confesso che, insomma, mi dava fastidio perché sono sempre stato di struttura magra, insomma, avere la pancia e soprattutto perché avevo aumentato un po' di taglie e anche tutti i vestiti che avevo più non mi andavano. Quindi si può raggiungere un certo risultato. Avere un minimo di attenzione alla dieta, a quello che si mangia, al di là dell'ideologia, ti fa stare meglio. Si può stare meglio non prendendo medicine e andando da vari specialisti o peggio ancora da vari imbonitori o peggio ancora da santoni, così si può stare meglio semplicemente, come dire, aggiustando la propria dieta, eliminando alcune cose e riducendo la quantità di altre, insomma, e mangiando anche in maniera abbastanza varia, insomma, no? Si può stare meglio e per chi ha il problema di essere in sovrappeso ed è buona parte della popolazione, secondo me, c'è la possibilità di ridurre gradualmente il peso senza troppi sforzi, senza troppe ossessioni, cercando di ridurlo anche lentamente, perché poi, insomma, e si può abolire la carne, come si può abolire anche, ma vabbè, insomma, per me non è stato difficile, le sigarette, insomma, voglio dire, tutti quei consumi che secondo me che sono sicuramente dannosi, insomma, no? E che spesso continuiamo ad assumere per vizio, per negligenza, per trascuratezza, per indifferenza, perché non ci preoccupiamo delle conseguenze, insomma, no. Però finché si è giovani si pensa così, insomma, no, ma secondo me, almeno a me capita, che man mano che invecchi, insomma, ti rendi conto come sia importante per te, ma anche per gli altri, per quelli che ti stanno vicini, mantenere la tua integrità fisica, insomma, no? Come il terrore non sia tanto la morte quanto qualcosa che ti può capitare di invalidante, no? Che ti rende un rudere, che ti rende qualcosa che dipende dagli altri e che quindi vai a pesare poi su persone sulle quali non vorresti pesare, insomma, o ti augureresti di non dover pesare, perché è molto complessa la situazione adesso dell'assistenza, così, insomma, no? O non ti capita quella situazione che ti porta poi di punto in bianco a diventare un essere emarginato, ad essere istituzionalizzato, messo in una casa di riposo e così via. E siccome questa è un'evenienza possibile, sono evenienze che ho sperimentato, che ho visto nel corso della mia vita lavorativa tante volte, che vedo anche adesso, insomma, no. Allora, voglio dire, un minimo di impegno per mantenere la nostra integrità fisica e magari senza prendere troppi farmaci, senza prendere troppe cose, insomma, spesso può dipendere anche semplicemente dalla nostra condotta alimentare, insomma. Una migliore condotta alimentare potrebbe migliorare il nostro benessere, la nostra vita, il nostro modo di esistere, di stare al mondo, e anche potrebbe rispettare un po' di più la vita altrui, insomma, quando per altrui intendo la vita anche degli animali che ci stanno intorno, se i nostri comportamenti virtuosi in qualche modo e che riguardano in questo caso il non consumare carne o il consumarne in quantità minore possibile, potesse essere
si potesse allargare, insomma, potesse diventare di più una cultura, ma non una cultura così, insomma, una cultura che poi applichiamo nella nostra vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Questo potrebbe anche forse permettere una migliore esistenza degli altri. Quindi, insomma, da un nostro comportamento potrebbe scaturire sia un maggior benessere per noi, anche un miglior risultato dal punto di vista estetico, potrebbe renderci anche più belli o meno brutti, e nello stesso tempo potrebbe garantire anche un po' un'esistenza un po' migliore anche, ecco, i nostri amici che sono gli animali e per i quali abbiamo spesso questo comportamento schizofrenico, insomma, no? Per cui siamo ossessivamente presi dai nostri animali amici, dai nostri animali domestici, da quelli che vivono accanto a noi, insomma, no? Che siamo spesso portati a trattarli in maniera esageratamente, insomma, li mettiamo su un piedistallo, insomma, li trattiamo meglio che se fossero dei bambini, dimenticandoci che sono animali, insomma. E con questi abbiamo questo comportamento, a volte eccessivo, secondo me, e nello stesso tempo con altri animali che hanno la stessa dignità, la stessa capacità di soffrire, di provare benessere, insomma, di sentirsi bene. Con altri animali invece siamo assolutamente indifferenti al loro grido di dolore, il comportamento schizofrenico che abbiamo, insomma, no? Tra quello che c'è simile, che sentiamo simile, che vive nelle nostre case, insomma, no? E che quindi ci assomiglia, in cui proiettiamo noi stessi, e quello che invece vogliamo sentire diverso, distante, che non vogliamo osservare, non vogliamo accorgerci che esiste. Ecco, anche questo comportamento schizofrenico forse potremmo renderlo meno evidente, meno lacerante, no? Bah, un saluto.